Buongiorno a tutti, oggi vediamo insieme la mia collezione di stampi. Prima di iniziare il video ci tenevo a salutare due persone che me l'hanno richiesto, cioè Benny Creative e Yasmin Ameliaz, che spero abbia pronunciato bene il suo nome. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avete visto già dall'introduzione e anche penso dal titolo di questo video, oggi vi mostro la mia collezione di stampi. Spero di riuscire a farvela tutta quanta in un video perché gli stampi sono parecchi. Se in caso non dovessi riuscire, vi divido il video in due parti. Quindi io li stampi in silicone, perché per la maggior parte ho stampi in silicone, li conservo in questa scatola qui che ho preso tempo fa alla Lidl e sono di quelle di cartone. Poi ho chiuso la parte perché questa è, diciamo, la maniglia per prendere lo scatolo, l'ho chiusa con dello scotch per tenerli più al riparo della polvere, perché gli stampi in silicone purtroppo, diciamo, che attirano parecchio la polvere. Poi, siccome non mi entrano tutti quanti qua dentro, diciamo che qui dentro ho quelli più grandi, poi quelli più piccolini che magari ho fatto io li tengo qua dentro, sempre chiusa in questa scatolina. Gli altri ce l'ho qui dentro, qui, che è lo scatolino della gomma siliconica che ho finito insieme a voi in un altro video. E poi ho anche questo altro scatolone di latta. Una volta qui ci tenevo il fimo e poi il fimo è diventato troppo e lo tengo in un'altra parte. E qua ho altri stampi più piccolini e insomma adesso c'è un po' un macello, però adesso ve lo mostro pian piano, così ne approfitto anche per sistemarli. Allora, iniziamo dallo scatolone gigante. Ovviamente vi faccio vedere gli stampi in maniera molto veloce, anche perché la maggior parte li conoscete, solo alcuni non li avete mai visti perché vi sto facendo un video sugli acquisti creativi, cioè praticamente sono già arrivati, però ve lo farò vedere in un altro video. Quindi adesso metto la scatola davanti, di fianco a me, e man mano vi faccio vedere gli stampi. Allora, quello che pesco man mano vi mostro. Questo è lo stampo con le zampine. La maggior parte degli stampi li avete già visti negli acquisti creativi, quindi se vi serve, se volete sapere dove ho acquistato gli stampi, basta andare negli scorsi miei acquisti creativi, negli scorsi video, e vedrete appunto i link che ho lasciato. Comunque per la maggior parte li ho presi tutti quanti da AliExpress. Questo, poi questo che è quello di Olaf che mi è arrivato da poco e vi mostrerò meglio in un altro video. Questo qua dei Minions, carino, questo lo adoro, ne li ho ancora provati questi. Poi il famoso stampo Love che tutti quanti hanno, e questo penso che sia stato il primo che ho comprato, adesso non mi entra più niente. Poi abbiamo questo stampo qua, questo anche lo comprerò da AliExpress credo, ecco, forse se ve li mostro così è meglio perché si vedono di più. Questi sono veramente carini. Questo che è l'unico che ho comprato dall'Epicasa, o forse ce l'aveva mia madre da qualche parte in cucina, non mi ricordo. E comunque è uno stampo, insomma, con dei fiori per dei biscotti, credo. Non mi ricordo. Così. Poi questo, sempre su AliExpress. In effetti questi li uso poco, dovrei usarli di più. Questo qui, che è quello della colazione, però è quello non originale, ma chi se ne frega. Questo qui, ah, questo anche l'ho comprato, non mi ricordo dove, però in un negozio fisico. E mi dispiace perché è opaco, questo l'ho presi per i gessetti, in effetti li ho fatti alcuni gessetti profumati qua dentro, quindi questo è molto carino. E poi quest'altro l'ho preso anche in un negozio che si chiama 99 cent, una cosa del genere. Questo è con le stelline di mare, che carino. Ok, sì, quest'altro che ho trovato in cucina da mia madre. E questo è con un pallone da calcio. In effetti questo non l'ho mai usato perché mi sa che anche questo è opaco. Questo non so di che marca sia. No vabbè, della L'Oreal, bellissimo. non ho idea di dove mia madre l'abbia preso. Poi stampi grandi. Questo qua della cioccolata, sempre AliExpress. Questo qui dei pezzettini di torta, questo sempre preso al 99 centesimi. E con gli stampi grandi mi sa che abbiamo finito. Sì. Poi abbiamo tutti gli stampi, sempre vi mostro quelli rosa che ho comprato. Questi sono quelli più piccoli, questi sono i fiocchettini. Poi queste sono le gemmine, poi sempre comprati questi con i fiocchettini, questi con le cornici,
Vabbè, non è, questo non è un vero e proprio stampo, anche perché non ci ho mai provato a fare nulla con la resina perché è troppo sottile. Questo è più uno stampo che utilizzo per le texture con il fimo. Poi passiamo agli stampi che ho fatto io, di dimensioni grandi. Vabbè, è bianco, quindi non riuscite a vederlo, però è un fiorellino con una gemma all'interno. Questa è la corona, quella di Natale. Poi questo è uno stampo che avete visto che ho fatto recentemente con l'albero della vita. Si chiama albero della vita? Non lo so, vabbè. Poi abbiamo quest'altro, che sono i due angioletti di Natale. Poi abbiamo questo con la casetta di Natale. Questo, che è sempre bianco, quindi non riuscite a vedere. E quello con i cameo, col cameo, con la gemmina più ovale. Poi abbiamo questo, che è sempre un altro ciondolo, e quest'altro. Come bianchi anche questo, qua c'è un orsetto, un altro cameo, un cappellino con di laurea e un altro cameo, e i peli dell'Ania che stanno sempre qua. Siamo come grandi questi ultimi due che abbiamo fatto in un video recente, che sono questi charm qui che ho comprato sempre da AliExpress, ci ho fatto lo stampo, ve l'ho fatti già vedere, e questi qua anche, sempre gli altri charm che vi ho fatto vedere. E poi sempre comprato da AliExpress abbiamo questo, che è lo stampo del bimbo, quello che sta dormendo. E ce n'ho due, perché uno praticamente è difettoso, infatti c'è anche scritto difettoso, e poi comprai l'altro che è migliore rispetto a questo. Mi sono dimenticata due stampi grandi dopo aver conservato gli altri. Questo, che è quello lì quadrato, che è rettangolare, che sapete io adoro assolutamente. E poi mi sono dimenticato questo, perché stava a lavare, in effetti sta schifoso, lo devo lavare, e me l'ero dimenticato là fuori. Quindi questo fa parte degli stampi grandi.